Sì, così almeno io ho indicato, senatrice. Chiedo scusa, Presidente, non ero pronta. Ho anche messo gli occhiali per evitare che fosse una mia mancanza, ma è lei. Chiedo scusa. Allora, la conferenza sul futuro dell'Europa è stata proposta nel 2019, sarebbe dovuto iniziare il 9 maggio 2020, ma a causa della pandemia è stata rinviata al 9 maggio 2021. I suoi lavori appunto sono durati diciamo un anno e si dovrebbero concludere il 9 maggio prossimo, nel 72esimo anniversario della dichiarazione Schuman, ovvero, lo ricordo, la dichiarazione dell'allora ministro degli esteri francesi Robert Schuman, era il 9 maggio 1950, che proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune appunto la produzione di carbone e acciaio. Lo ricordo perché oggi la ricorrenza fa un certo effetto se la contestualizziamo e se pensiamo alla questione cruciale ed emergenziale che l'Europa e l'Italia stanno affrontando, ovvero quella dell'approvvigionamento energetico, quella di uscire dalla dipendenza dal gas e dal petrolio russo e quella di fondare le premesse per un'autonomia necessaria, per una transizione ecologica, nonché per l'impiego delle energie rinnovabili. Ma torniamo alla conferenza, che avrebbe dovuto rilanciare il progetto europeo coinvolgendo i cittadini europei, la società civile, che, come ricordava il collega Malan, è organizzata da tre principali istituzioni europee, la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, ed è coordinata da un comitato esecutivo. Insomma, nelle intenzioni si tratterebbe, come si legge nei documenti che io sono andata a vedere relativi alla conferenza, di una occasione unica per, si legge sempre sul sito, per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Attraverso quel meccanismo, si diceva, di plenarie, di gruppi di lavoro. Sono andata anche a vedere il numero delle riunioni, ce ne sono state già 6, di cui le prime antecedenti però all'invasione russa dell'Ucraina, data dopo la quale il mondo è cambiato e l'assetto geopolitico è cambiato e sta cambiando, e quindi ha condizionato, immagino, anche i lavori della conferenza. La prossima plenaria sarà a fine aprile e poi i lavori conclusivi, come detto, il 9 maggio. Nella plenaria della conferenza si dibattono le raccomandazioni formulate dai panel nazionali dei paesi europei e dei cittadini e i contributi raccolti dalla piattaforma digitale multilingue, ovvero una piattaforma digitale che sarebbe l'asse portante della conferenza, di questo che, come ricordava il collega Malan, è un esperimento di democrazia partecipativa, bellissima come idea, peccato che i numeri della partecipazione nel metodo e nel merito anche dei contributi siano un po' tristanzuoli e ci facciano sollevare perplessità e dubbi. Anche perché quando il 9 maggio la conferenza concluderà i lavori, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento riceveranno le raccomandazioni contenute in una relazione, alcune delle quali, e lo sottolineo, contengono chiare indicazioni sulla necessità di rivedere i trattati costitutivi dell'Unione Europea. Voglio ricordare che l'ultima revisione in materia risale al 2007 con la firma del Trattato di Lisbona, ma il punto è: Bruxelles dovrà scegliere se dare seguito alle proposte dei cittadini o interpretare il documento finale comune come una sorta di direzione indicativa del lavoro, quindi sostanzialmente una cosa inutile, senza intaccare nei trattati, nella struttura dell'Unione Europea.
a questo punto, mi permetto di dire, tradendo la fiducia dei cittadini. Insomma, sono molti i dubbi, scusate, e sono anche legittimi quelli da avanzare sull'esito innanzitutto della conferenza, quell'occasione unica che diventerebbe, e forse lo è, un'occasione sprecata. Dubbi anche sul metodo dei lavori, sulla rappresentatività e sul campione dei delegati, sui panel nazionali dei cittadini. Solo 6 stati membri infatti ne hanno allestiti, e altri dubbi, come diceva il collega Malan. Aggiungo anche dubbi e perplessità, e come ha fatto il nostro collega Carlo Fidanza, europarlamentare del gruppo dei conservatori riformisti a Bruxelles, il quale ha chiesto di sapere, senza avere risposta alla sua interrogazione, i costi, quali budget sono stati utilizzati, quali costi sono previsti alla fine, perché già si stima che la Commissione abbia speso ben 22 milioni di euro e il Parlamento 1,2. Potremmo continuare. Allora, il punto è che viene un dubbio sulla effettività di questa democrazia partecipativa e anche su come sia stata organizzata l'intera conferenza, e anche sul fatto che tutte queste proposte di riforma dei trattati non verranno prese in considerazione. Questo vuol dire una cosa: che si rischia che questa occasione unica alla fine diventi una occasione perduta, un'occasione addirittura sprecata, e mi riferisco anche a quanto dichiarato recentemente in un'intervista dal presidente Giorgia Meloni, che dice che la conferenza sul futuro dell'Europa, che viene spesso richiamata con enfasi, rischia appunto purtroppo di essere una grande occasione perduta, perché porta con sé un vizio di origine, un risultato preconfezionato, avallato da qualche centinaia di volenterosi e rispettabili cittadini, che però di certo, scusate cari colleghi, non possono rappresentare 450 milioni di europei. E allora dobbiamo avere il coraggio di guardare la realtà e di chiamare le cose con il loro nome. Come diceva il collega Malan, c'è dietro il rischio dell'imposizione di un pensiero unico, e ancora una volta si ripropone quella scelta di fondo. È un'espressione che ho usato anche intervenendo tempo fa in quest'aula: che cosa vuole fare l'Europa da grande? E questa era una buona occasione per capirlo, perché bisogna sempre distinguere tra la funzione e la missione e l'identità. È su questo che l'Europa si deve interrogare. Beh, noi un nostro modello ce lo abbiamo, un nostro modello di Europa, come illustrato, come contenuto anche nella nostra mozione, come una confederazione di stati sovrani e di stati nazionali, e l'Europa dovrebbe chiedere ai popoli, agli stati membri, ma soprattutto ai cittadini, se per loro è più interessante sapere, per esempio, cosa devono mangiare o non mangiare, o sapere, per esempio, che cosa c'è che pulsa all'interno del cuore dei popoli europei. Grazie.